e viene dedicata soprattutto a una lei in particolare. Se vediamo la volta capiremo anche di chi si tratta. Secondo voi di chi si tratta? Dovrebbe essere Anna Cacciatrice. Esatto, sempre di Anna, perché appunto è sempre legato al motivo della caccia. In particolare questa fresca è stata realizzata da Fischetti con la tecnica del chiaro scuro, quindi utilizzano appunto diverse tonalità di colore per dare plasticità alle immagini. La stessa Diana viene ripresa in queste cornici ottagonali sulle pareti, dove viene rappresentata in una presentata scena anche proprio della vita mitologica di Diana. Quindi per esempio il sacrificio a Diana, Diana come Daphne, Diana e Giune. Ora proseguiamo nella stanza successiva. Che epoca sono questi diventi? Come? Di che epoca sono? Sempre del 1700, quindi 1780 su per chi. Allora, questa stanza mi ha visto molto suggestiva ed è infatti la sala di lettura del comune, perché appunto con l'avvento di Verdi a corte si diciamo aumenta. In particolare questi affreschi che vediamo alle pareti sono realizzati tenendo conto di ciò che si legge al di là delle pareti, e infatti qui vediamo la veduta verso Caserta, rappresentante della presenza della reggia di Caserta qui al centro. Dall'altro lato invece vediamo la veduta verso le cavalle di Simone, che è verso Papa, e poi alle mie spalle vediamo la veduta verso Napoli. E infatti sono rappresentati dalla presenza dell'accennato e della vestuto. Questi affreschi sono stati realizzati da vari artisti, tutti però sulla base appunto delle direttive di Marche, perché diciamo che